Ciao a tutti amici, qui mi parla e oggi vi porto un nuovo video, un video diverso dagli altri, perché sono ormai da un po' di mesi che su YouTube ci sono video con titoli Inazuma Eleven sta morendo, da tutte le parti, tutti gli youtuber di Inazuma Eleven ci sono sempre questi titoli con copertine di marche in grigio, Inazuma Eleven sta morendo o Inazuma Eleven è morto. Secondo me è sbagliato dire così, perché così svanisce l'amore per questo brand e soprattutto l'hype che così andrà a svanire. La community di Inazuma Eleven si è lamentata molto a riguardo dell'anime, perché ormai sono 2 anni che è terminato e quindi alcuni hanno pronosticato la fine di Inazuma Eleven. Secondo me è sbagliatissimo, perché comunque la Level 5 sta lavorando al videogioco, che dopo ne parleremo. E comunque, se lo ricordate, siamo in corso a una pandemia globale. Parlando di videogiochi, il 2 dicembre è ufficialmente chiuso Inazuma Eleven SD. E tutti a dire Inazuma Eleven è morto perché comunque era l'unico pilastro a reggere l'edificio. Secondo me è sbagliatissimo e vi faccio ragionare io. Per esempio, voi avete due ristoranti, il primo che sta andando benissimo e il secondo sta andando male, anche perché comunque il proprietario ci mette del suo. Perché noi sappiamo che questo ristorante regala molte monete con obiettivi stagionali oppure eventi, eccetera. Quindi il cliente non comprerà mai con soldi veri monete. Quindi, se siete intelligenti, avete capito il mio ragionamento. Parlando del nuovo gioco, alcuni dicono che non uscirà mai. Invece no, il gioco uscirà nel 2021 e alcuni si sono lamentati sul fatto delle lingue del gioco. È ovvio che uscirà in Giappone. Anche quando questo brand era alle stelle verso il 2008-2009, il primo gioco è uscito in ritardo in Europa, con ben 3 anni di ritardo, in Giappone nel 2008 e in Europa nel 2011. Anche il secondo gioco è uscito in ritardo, in Giappone nel 2009, invece in Europa nel 2012. Quindi ragazzi, calma e facciamo lavorare la Level 5, e comunque vi ricordo che ancora siamo in una pandemia globale. Quindi ragazzi, morale della favola è: non date tutto per morto. Anche se da 2 anni non esce niente e rimandano giochi o chiudono giochi, noi possiamo vedere solo quello che c'è fuori, ma non possiamo vedere quello che c'è dentro. Quindi ragazzi, tranquilli, Inazuma Eleven non è morto, perché fra qualche mese usciranno tantissime novità. E soprattutto cliccate i video con la copertina di marca in bianco e nero, perché comunque c'è un lavoro dietro enorme. Io lo so perché sto preparando il riassunto di Chronostone e ci sto lavorando da 3 settimane. Però ragazzi, avete un cervello, usatelo, perché se uno vi dice Inazuma Eleven è morto, voi non dovete pensare subito che è morto, ma ragionateci su. Quindi ragazzi, se avete visto tutto il video, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questo argomento di Inazuma Eleven, se è morto o no. Quindi ragazzi, spolliciate, dovete lasciare tantissimi mi piace, cioè dovete condividere anche il video, deve arrivare a tutti i fan di Inazuma Eleven. Quindi ragazzi, alla prossima. Ciao!